Buona stare. Bene. Buonasera a tutti i presenti, buonasera a quelli che partecipano alla nostra consueta conferenza del giovedì. Eh, questa sera eh, parleremo eh, della città dolente. I nostri ospiti graditissimi, eh, Paolo Lughi, critico cinematografico del Piccolo di Trieste e Alessandro Cook, eh, autore della monografia sul film e vicepresidente nazionale dell'Associazione nazionale Venezia Giulia d'Almazia. Ad Alessandro e a Paolo Lughi io do il benvenuto e il saluto del nostro presidente Matteo Gerghetta che purtroppo questa sera non è presente per motivi, per gravi motivi. Eh, e chiaramente anche a nome mio. Vi ringrazio, vi ringrazio di cuore eh, e penso che possiate cominciare. Io avevo già accennato una cosa una, uh, ad Alessandro prima, io dopo vi farò una domanda. Alessandro mi ha già risposto, ma ve la faccio comunque, ve la farò pubblicamente alla fine della conferenza. Se vuoi cominciare, Alessandro, credo. Sì, eh, allora intanto ringrazio Anna Maria e Claudio, ringrazio la NVGD. Il Comitato Provinciale di Milano per, per tutta questa serie di iniziative che fa al, al giovedì ormai un appuntamento che si rinnova da, da alcuni mesi. E, e, o, oggi abbiamo, abbiamo una finestra su un discorso cinematografico, attraverso forse il film più significativo che parla. Anzi, l'unico, diciamo, che almeno finora parla dell'esodo Giuliano Dalmata. Quindi La Città Dolente, un film eh, girato nel 48, che poi è uscito nel 49, di cui, come diceva Anna Maria, io ho scritto una monografia eh, recentemente. Però io sono molto contento di avere qui con me a parlare di, della Città Dolente eh, l'amico Paolo Lughi, che eh, è un studioso di cinema, oltre che eh, critico cinematografico del piccolo, e, e grande esperto anche lui. Di, eh, di Cinema del Confine Orientale. Eh, ricordo anche il, il bellissimo volume no, sulla, sui film girati a Trieste che erano usciti cioè l'anno scorso a fascicoli sul piccolo e poi eh, sono stati raccolti in una bellissima pubblicazione. E, e quindi lui sta seguendo da tanti anni queste, anche lui queste realtà collegate con il Cinema e il Confine Orientale in maniera specifica a Trieste ma non solo. E quindi io prima di eh, affrontare un po' meglio, magari parlerò anche meglio del, del libro, però eh, possiamo aprire eh, questo colloquio che facciamo io e Paolo sul, sul film. Allora io lascerei un attimo la parola a lui per introdurci anche su questo, sul significato, anche sul valore, sull'unicità di questo film, ecco, insomma, perché. È un film che è lontano nel tempo, no? parliamo appunto degli anni dell'immediato dopoguerra, e poi è poi vuoto nel senso che fino ai giorni nostri, un film di fiction che ha parlato dell'esodo Giuliano Dalmata non c'è più stato. Allora ti lascio la parola, Paolo. Sì, eh, grazie, buon pomeriggio a tutti. Ehm... E grazie per questa occasione per ricordare ancora una volta ehm, eh, l'importanza di questo film, La città dolente, che eh, è nato un po' eh, sfortunato perché è stato diciamo, concepito e realizzato fra il 47, 1947 e il 1948, quindi con la questione dell'esodo di Pola e, de, e dell'esodo estriano molto, molto calda. Eh, poi però, diciamo, eh, eh, avrebbe dovuto uscire in una situazione eh, politica eh, un po' troppo delicata per i temi che trattava perché eh, nel frattempo, fra, a partire dal 1948, la Jugoslavia eh, era diventata eh, diciamo una sorta di... Eh, stato eh, alleato per così dire con l'occidente quindi non si poteva parlare eh, troppo male della jugoslavia non si poteva diciamo raccontare quello che era stato l'esodo della, della città di pola in maniera in maniera troppo forte per cui eh, l'uscita del film il film era pronto già nel 48 è, sta, è, è slittata nel 49 in una situazione diciamo depotenziata eh, allora, ehm, il film ehm, è, è vero, è, è l'unico che racconta que quest'esodo perché parte innanzitutto da una base documentaria importantissima che eh, è, è quella, è, è quella è, è girata. Eh, nel 1947 eh, a Pola, proprio dal, con, con le famiglie che, che, si, che stavano traslocando, che stavano fuggendo dalla, dalla città. E eh, questo, questo materiale documentario. È, stato, è, stato, è, è arrivato nelle mani di un regista molto esperto, uno dei de, de, de grandi registi degli anni 30, Mario, Mario Bonard a Roma, che ha deciso di, eh, di farne un, un film di, di finzione. Eh, e quindi eh, c'è questa, diciamo, questa base documentaria fondamentale. Che, eh, mostra eh, in diretta proprio questo esodo che ha visto lo svuotarsi quasi totale della, della città di Pola eh, praticamente 30.000 residenti su 32 33.000 se ne sono andati eh, in pochi mesi eh, il, il questa la, diciamo, la conseguenza, l'atmosfera, la situazione che si è sviluppata in questa città paradossale, insomma, una, una vera città svuotata comp cioè completamente in poco tempo, è stata resa sia dal documentario sia poi anche, però, dalla, dal racconto di finzione vero e proprio che il regista Bonard ha messo in scena in cui si coglieva veramente come dire, il dramma della gente comune cioè il dramma della popolazione qualsiasi, cioè i giovani, i bambini, gli anziani, quelli che non se ne sarebbero mai andati se non ci fosse stata una situazione di, insomma, di paura, di, 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 eh, di, di, insomma, di costrizione. E, e quindi questo si percepisce dai dialoghi sui pianerottoli, da, dal, silenzio, dal silenzio delle strade, insomma, da, da, da questa paura che incombe. Eh, di, questo, insomma, di questo nuovo regime che deve, che deve occupare, occupare la città. Allora, questi sono i meriti eh, qualitativi eh, del film di, di regia. Dopo c'era una sceneggiatura importante, c'era un gruppo di sceneggiatori eh, di rilievo, fra i quali il futuro regista di sceneggiati televisivi Anton Giulio Maiano, ma soprattutto Federico Fellini, che quella volta era un giovane sceneggiatore abbastanza squatrinato, quindi mh, accettava un po' lavori di ogni tipo, però mh, metteva sempre dentro la sua intelligenza, la sua, la sua umanità, la sua capacità di cogliere appunto le, 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 le sfumature psicologiche anche in situazioni eh, corali come, 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 come questa. Ecco, tutti i meriti di, di questo film... Ehm, eh, vanno anche a merito come dire, di una cinematografia che era quella italiana del dopoguerra. Eh, e eh, di, diciamo la qualità del, del cinema italiano del dopoguerra da dà, eh, dà una parte un vantaggio a questo film perché era un'atmosfera, proprio una situazione produttiva e artistica che, per cui tanti film dell'epoca eh, eh, girati in Italia avevano questa grande qualità. Però tanta era la qualità che poi, alla fine, eh, ecco, ma, cioè magari i film meno famosi di eh, capolavori quali Roma Città Aperta, La Terra Trema di Visconti, eh, no, appunto, eh, qui, oh, oh, eh, oppure eh, Riso Amaro di De Santis. Insomma, tutti i capolavori del neorealismo oscuravano piccoli, piccoli, film, piccoli film di qualità che avevano il merito ad esempio di raccontare non solo la, 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 ehm, la liberazione a, a Roma e il, 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 la, nuova, la nuova Italia che ripartiva mh, nella capitale, ma eh, avevano la capacità anche di raccontare le, le zone ehm, periferiche o, o di confine. Quindi ehm, c'era stata la terra trema di Visconti. Germi aveva anche girato in Sicilia, ma anche in Piemonte, e anche in più di Venezia Giulia ci sono due, due film, due di questi film appunto di qualità, che viene, che viene definito neorealismo di confine: uno è La città dolente, l'altro è Cuori senza frontiere, che anche racconta il dramma di, eh, di una linea di confine, di una frontiera che taglia in due un paese del Carso, è un film con. Linea, eh, con con, la Lolo Brigida, eh, con Gina Loro Brigida, che viene girato nel, fra il 50 e il 51 eh, a Trieste. Quindi, da una parte, c'è la grande qualità del cinema neorealista, dall'altra, la capacità di alcuni film di scavare eh, nella, nella, nelle, nella realtà sociale, anche non quella necessariamente eh, antifascista, resistenziale, eccetera, ma di andare a scavare proprio su situazioni. Eh, poco note e purtroppo eh, rimanere a lungo poi eh, un po' sepolto come il caso della città dolente che uscito appunto per eh, questioni di opportunità politica probabilmente in una situazione depotenziata viene dimenticato per decenni quasi e viene riscoperto eh, negli anni 2000 contemporaneamente alla un po' alla riscoperta storica, insomma, alla ri ridiscussione di quello che era stato l'esodo di quello che erano state le foibe eh, negli anni 90, 2000, eccetera, dopo la caduta del muro di Berlino, quindi dopo l'arrivo anche del degli ex comunisti al, al governo e quindi con una volontà insomma, di ricordare questa memoria dimenticata, questa, 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 storia, questa storia rimossa. E La città dolente in questi 10-15 anni di riscoperta continua a essere veramente un film stra, stra, straordinario perché nonostante diciamo, l'impianto che comunque era di propaganda, perché alla fine comunque la tesi era naturalmente... Era, era, era voler fare un film anticomunista eh, perché appunto non c'era solo il neorealismo di sinistra c'era il, il neorealismo cattolico c'era appunto il neorealismo democristiano eh, c'erano vari film che raccontavano che raccontavano l'italia non necessariamente dal punto di vista della, della, della resistenza e soprattutto del, del, del partito comunista che Verso il quale simpatizzavano moltissimi registi con anche insomma, discussioni culturali molto accese. Per cui, per esempio, la Città Dolente appartiene a uno di quei film che di fatto eh, erano neorealisti per, sti per stile, ma non neorealisti per, eh, per appunto eh, ideologia programmatica. Eh, posso citare altri titoli come La vita semplice di De Robertis, Avevo vent'anni di, di Giorgio Bianchi, cioè ci, cinema, film, film della realtà, ma non necessariamente diciamo, legati a uno schieramento politico, a, alla celebrazione della, della resistenza, ma appunto a vedere i drammi, drammi dell'Italia senza necessariamente essere schierati eh, politicamente. Questo sicuramente ha appunto condannato a, a decenni di silenzio e di, di, diciamo, di oscuramento insomma, questo, questo film che è stato invece riscoperto a pieno titolo dai cinefili, eh, da un po' da tutti, dal pubblico, è andato in tv, eccetera, eccetera. E, eh, e, e continua a essere un film emozionante perché è un film che racconta la realtà ma è girato con una capacità drammaturgica notevole per la ehm, qualità della, della, della regia di questo regista veterano che era Mario Bonard e eh, per la sceneggiatura appunto di Federico Fellini, Anton Giulio Maiano ed altri e anche lo, 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 il commediografo De Benedetti per la qualità della, della regia. E per, e per diciamo, anche il genere, quello che si dice genere, cioè un, un film eh, per parlare al pubblico deve anche diciamo, usare un po' gli schemi, eh, gli, gli schemi narrativi riconosciuti dal pubblico. Questo era un melodramma in piena regola, e quindi sullo sfondo del vero esodo c'era un dramma familiare. La, la, i dissapori fra marito e moglie lei vuole partire, andare via da Pola lui vuole restare gelosie, sì. tradimenti insomma un melodramma in piena regola che funziona perfettamente anche grazie poi anche a, un cast, a un cast notevole fra cui posso citare solo l'attrice americana Constance Dowling che era veramente diciamo un po' ecco un, 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 una spanna al di sopra degli altri, degli altri attori Ecco, questa è un po' la mia prolusione, la, lascio a te la parola Alessandro per continuare a dialogare. Sì, grazie, grazie Paolo. No, io prendo, prendo lo spunto eh, da alcune cose che tu hai detto. Eh, allora, tu dicevi giustamente, eh, intanto una delle mh, novità, tra virgolette, che possiamo considerare ancora oggi di questo film l'aver messo insieme delle elementi documentaristici no? potremmo essere un docufilm come si direbbe adesso ecco. e quindi eh, c'è tutto l'impianto documentaristico che si sviluppa soprattutto nella parte iniziale ma non solo e poi c'è l'elemento di fiction nella parte documentaristica eh, ci sono eh, questi lavori no? che facevano eh, Vitrotti soprattutto ma anche Moretti ecco io volevo Mm, aggiungere una cosa che non, che non sapevo benissimo ma eh, siccome recentemente ho avuto modo di parlare con, eh, con Valentino Vitrotti no? col figlio eh, di, di quello che ha fatto soprattutto la maggior parte delle riprese che no? poi le riprese le facevano soprattutto lui e suo fratello a Pola poi le mandavano al loro papà eh, che stava a Roma che poi le stampava, le, le cercava di piazzare nei vari cinegiornali e in altre realtà. E allora mi ha detto due cose, secondo me, interessanti, eh, che io almeno non sapevo. Allora, la prima cosa è che eh, Gian Alberto Vitrotti, quando eh, era a Pola che girava queste riprese, lui e anche Moretti dormivano in una stanzetta dell'obitorio eh, e avevano le guardie del corpo, perché praticamente... Siccome erano stati eh, segnalati come persone non desiderate, nonostante eravamo a Pola no? con eh, quindi il discorso alleato che controllava, quindi che stavano facendo delle riprese che non erano apprezzate, quindi praticamente loro dovevano, quando giravano, avevano due o tre persone che eh, le scortavano e facevano una guardia del corpo e poi. E poi cambiavano sempre dove dormivano c'era cioè tutto un discorso quasi quasi da film di, di spionaggio ecco e quindi questa è una cosa particolare l'altra cosa che, che mi raccontava è che il, il padre appunto che stava a Roma era eh, molto amico di Mario Bonar diciamo e, e adesso io non so se cioè praticamente un giorno che Mario Bonar si sono trovati lui e e appunto il, il, il papà Vitrotti che seguiva il cinema da tanti anni, e, e tra le altre cose, ho scoperto che ha, ha fatto anche il, il, il Gianalberto Vitrotti, ha fatto l'operatore, eh, uno degli operatori di macchina nel film Piccolo Mondo Antico. Eh, uno dei, dei, diciamo, diciamo il, il film che ha celebrato poi Alida Valli, nel 1941, ma a parte questo, Bonar eh, ha, eh, hanno parlato di queste cose, diceva, ma cosa stai facendo in questo periodo? Eh, queste immagini che mi arrivano da Pola, che i miei figli mi mandano, eccetera. Quindi ha mostrato tutta una serie di materiale, forse Bonar aveva già in mente di fare qualcosa, ma certamente questo è stato un input importante. E quindi eh, sarebbe interessante approfondire anche questo, questo discorso per capire quando, se è stato un elemento scatenante, un elemento aggiuntivo per la realizzazione del film di Bonard. Poi, come io ho scritto anche nel libro e come scrive in una sua pubblicazione Tullio Chesic, risulta che lo stesso Federico Fellini, probabilmente nella primavera diciamo, eh, del 1948 perché doveva fare i sopralluoghi per un altro film che poi non si era fatto, eh, è venuto a Trieste, stiamo parlando di Trieste nel 1948, anche lì in maniera un po' strana, nel senso che lui e il fido uh, sceneggiatore no? uh, Tullio Pinelli sono venuti a Trieste con un accredito della stampa svizzera per, fare, per poter girare un po' meglio. E nel, nella città ecco, e, e risulta che eh, siano andati sia, diciamo, sono venuti nel territorio libero di Trieste e siano andati sia nella zona A che nella zona B. Non si sa cosa hanno fatto, cosa non hanno fatto, cosa hanno visto o non hanno visto, però è, è un caso che, praticamente, proprio in quel periodo sia, si sia chiusa poi anche la sceneggiatura della città dolente dove eh, Fellini. È forse il personaggio più prestigioso presente negli sceneggiature e anche, è anche interessante vedere che nel film la sceneggiatura è fatta tutti da personaggi che sono eh, teoricamente molto lontani dal confine orientale. Perché dicevi tu giustamente Anton Giulio Maiano, che era di origine abruzzese, poi e Aldo De Benedetti che ritorna al cinema. A, a firmare una, una sceneggiatura perché lui è stato un, un grande sceneggiatore, ha collaborato anche con Vittorio De Sica, eccetera, però poi eh, era di origine ebraica e quindi è stato bloccato e quindi De Sica lo chiamava ma non metteva nei titoli di, di testa il suo nome e poi lui sarà eh, uno sceneggiatore che diventerà importante proprio nel melodrama no? che diceva Paolo, nel senso che sarà eh, tra i sceneggiatori di quei mitici film, no? Catene, eh, quei film che fecero un grande successo no? con, con Amedeo Nazzari tra la fine degli anni 40, Tormento, I figli di nessuno, eccetera, e l'inizio degli anni 50. Quindi, quindi viene da pensare che anche questo elemento melò no? presente nel film sia un po' figlio di, di Aldo De Benedetti. Quindi eh, è interessante mettere insieme tutti questi eh, elementi di, di questo mosaico, no? anche perché se noi guardiamo eh, Paolo un po' la, anche la filmografia di, eh, di Mario Bonar, sia quella precedente che quella successiva, questo è un film un pochino anomalo per certi versi, no? nel senso che è, è vero, è presente l'elemento melodrammatico come in altre, però all'interno di, un, di uno sfondo storico molto persistente, molto eh, pregnante, cosa che non sempre era avvenuta precedentemente, quindi è un po' un'opera anomala nella, nella sua filmografia. E quindi è, è un'altra un cosa particolare. Diciamo poi che eh, tra eh, nel cast di questo film, oltre a, a questa... Sceneggiatura molto importante, con quattro persone che la, che la firmano. C'è questo giovane direttore della fotografia Tonino Delli Colli che, eh, che è straordinario, perché riesce a mettere insieme, secondo me, con, con grande capacità, con grande eh, equilibrio, le immagini documentaristiche e le immagini di fiction, tanto che a un certo punto all'interno del film. Quando anche, ci sono un paio di passaggi dove si innestano le due immagini molto ravvicinate una dall'altra, si fa fatica perfino no, a capire quali sono le immagini. Allora si, si capisce che sono le immagini eh, del documentario perché si vede il Toscana, poi ci sono le, eh, gli esuli che salgono su una nave che non si capisce che nave sia e, e sembra che sia la stessa cosa, invece sono le immagini di Fiction. Quindi, questo elemento che poi Tonino De Colli era molto giovane in quel periodo, fosse stato uno dei suoi primissimi, cioè parla, eh, aveva 25-26 anni, uno dei primissimi film che, eh, dei quali firma la, la fotografia. Tonino De Licoli, che poi farà una carriera eh, straordinaria, diciamo, anche che terminerà uno degli ultimi film, possiamo dire, è stato La Vita è Bella, ma ha girato con, con Sergio Leone, con. Eh, con Pasolini, con altri, quindi, eh, un, quindi vuol dire un cast tecnico eh, anche importante. E quindi questo, e questi elementi poi si vedono e si annotano nel film. Però l'altro eh, elemento che direi forse è più interessante per noi eh, tra tutti è che rivedendo questo film eh, a distanza eh, ormai di tanti, tanti anni, tanti decenni, è un film credibile, è un film che, eh, perché eh, possiamo vedere dei film degli anni 40-50 che poi magari la storia smentisce, che poi eh, sono eccessivamente datati rispetto. Ecco, è chiaro che i ritmi sono quelli degli anni 40 e, e, e certi passaggi sono, si, si vede che il film ha una certa età, però la eh, trama che viene raccontata è, è, è praticamente poi confermata dai fatti, anche perché è una sorta di film in instant movie. No? E come dicevi tu, viene girato a ridosso dei fatti che racconta e, ed è perfino anticipatore no, di alcune situazioni. Perché il protagonista a un certo punto eh, non è più allineato, e quindi gli dicono tu devi essere rieducato. cioè È, un, è un quasi un, 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 non dico anticipare i tempi, ma essere proprio attento anche alle prospettive che si stanno creando. Quindi questo, questo, tutti questi elementi portano eh, il film eh, a essere eh, rivalutato, eh, rivisto in maniera eh, ancora più interessante perché alla fin fine per, anche per il mondo eh, non solo degli esuli ma per il mondo eh, anche eh, che analizza queste tematiche è... L'unica uh, documentazione che ci racconta a livello di fiction questa realtà uh, e anche questi, questi drammi interiori, questi drammi familiari in cui chiaramente uno deve valutare, andiamo via, restiamo, cosa facciamo, cosa sarà di noi, eccetera, eccetera, e sono fatti in maniera molto corretta, molto credibile. È chiaro che eh, c'è eh, di fondo, come dicevi tu, anche questa. Questa valutazione di, di un certo tipo. Però è anche vero che è un film tutto sommato soft da questi punti di vista, no? Perché eh, le foibe non ci citano, non si, ci, si parla, parte dal dramma familiare, ma alla fin fine l'elemento centrale di tutto è l'esodo. E l'esodo, il fatto che questa famiglia, come simbolo di tante altre famiglie, viene strappata dalla sua realtà di vita fino a quel momento. E deve scappare deve prendere la nave anzi a un certo punto questo dubbio tra marito e moglie dice eh, è l'ultimo viaggio del toscana eh, dobbiamo decidere se partire o se restare perché ormai eh, o si parte o si resta non ci sono altre e poi ci sono anche qui eh, degli elementi ecco eh, piccoli elementi eh, storici magari con eh, con digressioni, ecco, eh, nel senso che non sono corretti dal punto di vista, magari, delle date, ma che ci sono. A un certo punto, eh, se ti ricordi Paolo, si parla di questo attentato. no Si parla di questo attentato, non si cita direttamente, ma è l'attentato di Maria Pasquinelli, è un insegnante, dicono. E, e, e praticamente eh, eh, c'è il coprifuoco per questo, eccetera. Quindi non è magari nel giorno giusto, no? Però eh, ci sono questi, questi flash che vengono fuori che inseriscono sempre più questo evento, questa situazione in questa realtà storica eh, in maniera molto. E, e concludo prima di lasciarti la parola per dire che sono molto d'accordo con te quando dici che effettivamente il film ha un po' seguito la vicenda eh, Giuliano Dalmata, no? Nel senso che il film è uscito. E in fondo di questi eventi se ne è parlato anche abbastanza alla fine della guerra, eh, il trattato di pace, poi c'era tutta la questione di Trieste ancora aperta no? fino al 1954 e poi eh, se ne è eh, proprio uscita a, a pieno titolo e c'è stato l'oblio più assoluto. E questo fin è riemerso quando? Quando c'è eh, eh, stata la, la legge sul giorno del ricordo. In fondo, questo, e, e devo dire su questo, è stata importante anche la mostra del cinema di Venezia, perché quando c'è stata la, eh, appunto, il film è stato eh, rimesso a nuovo, diciamo, grazie alla Cineteca del Friuli, grazie alla Cineteca Nazionale, è stato presentato alla mostra del cinema su eh, questa retrospettiva, no? questi fantasmi, eh, questi recuperi del cinema italiano, adesso non mi ricordo cos'era il 2008-2009. E, e, e quindi è ritornato, tra virgolette, in pista questo film nel eh, migliore dei modi, cioè nella, nella manifestazione più importante a livello nazionale e direi importante anche a livello internazionale. Quindi, e da lì ha cominciato un recupero successivo eh, di, di questo film. Quindi questo è veramente ancora più importante ricordare e recuperare questo film. Cosa Dici Paolo? Sì, allora guarda, volevo aggiungere alcune cose sulla base di quello che hai detto. In, in, innanzitutto, anche a me sembra che, da quello che l'avevo letto, che eh, la nascita del film: l, per la nascita del film, la, il rapporto fra Bitrotti, senior. Il, appunto, storico operatore che riceveva dal figlio questi materiali e Bonar, sia stato proprio l'elemento scatenante del film. Cioè, eh, Vitrotti padre si è trovato a Roma, questi materiali inviatogli dal figlio da, da Pola, che a sua volta aveva raggiunto la città eh, istriana via, via mare da Trieste. Lui a Trieste aveva già filmato anche le, 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 le primi recuperi dei, delle vittime delle, delle foibe in quanto inviato della dell'Associated Press e, eh, e quindi aveva inviato questi materiali al padre Bonar, amico di al, al padre Vitrotti, amico di Bonar, il quale Bonar, vecchia volpe, diciamo, del cinema italiano, eh, ha capito che questo poteva essere un materiale importante su una situazione che nelle cronache cominciava a crescere, cioè quello, il tema del confine. Eh, orientale, il tema del confine orientale, il tema insomma di queste terre contese. Ehm, eh, quindi allora, eh, ecco, c'è da, da aggiungere che l'iniziale sfortuna del film si incrocia non solo con l'uscita della Jugoslavia dall'orbita dall dell'Unione dell Sovietica, l'uscita cioè dal Cominform, eccetera. Ma che è del 48, ma anche contemporaneamente con la questione della, della città di Trieste, cioè della Trieste contesa, per cui nel momento in cui viene sacrificata Pola no? col Trattato di Parigi, a quel punto sale nella, diciamo, nella tensione. Nell'inizio, de, 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 dei primi anni della Guerra Fredda, la questione di, di Trieste, cioè, perché Trieste non era, non era Italia ancora, era una, una, una città contesa, divisa e, e, e contesa fra Occidente e, e comunismo. Quindi quella è una, è una questione mondiale, c'è di equilibrio geopolitico mondiale. Però, però tutta l'attenzione si sposta dall'Istria a, a, a Trieste, per cui Curiosamente, poi anche nel cinema incominciano a uscire dei film che parlano della questione del confine orientale, ma non più del confine in generale, ma proprio della questione di Trieste, con film sempre diciamo, filo occidentali e quindi di propaganda, ma sempre diciamo, pregevoli per fattura, interessanti, fatti con, con grande qualità narrativa, come per esempio Trieste Mia con Luciano Taioli. Eh, quindi Sono anche eh, tutti i film di beh, spionaggio. no? Tutti i allora, film... Esatto, allora poi lì si scatena la guerra fredda cinematografica con appunto film di propaganda eh, italiana, fila italiana come Trieste mia film. Eh, C'è anche un film su Nazario Sauro con Ettore Manni, eh, però ha poca fortuna. e Diciamo viene. viene viene realizzato più come se eh, fosse un eroe di cappespada Nazario Sauro. Ecco. Beh, e poi c'è eh, i film di propaganda proprio filo statunitense come Corriere Diplomatico con Tyrone Power, che è tutto amb ambientato a Trieste. Ricordiamoci che in quegli anni, eh, siamo nel 1951, eh, Tyrone Power era, era il massimo divo... Eh, Mondiale, eh? cioè voglio dire, Tyrone Power era uno, cioè, cioè, era come no? era, era il massimo dio mondiale all'epoca. Poi c'era anche un film filo britannico eh, che era Sleeping Car to Trieste, il Vagone Letto per Trieste, un film di spionaggio ambientato sull'Oriente sull Express, da Parigi a a Trieste, ed era un film con le spie dove si uccidono sul treno, eccetera. Ed era, ed era un film filo britannico, ma c'era anche il film filo jugoslavo, quindi Thirst no? di, di Stiglitz. E quindi, e quindi era allora Trieste diventa una città contesa e, e, e rappresentata nel cinema. E dell'Istria si dimenticano tutti naturalmente, ecco, e quindi cade nell'oblio. Eh, la, la, la città dolente cade nell'oblio insieme tutta la questione istriana perché ormai l'Istria era, era stata concessa dall'Occidente alla Jugoslavia e quindi la città dolente rimane proprio è l'ultimo film di propaganda che non serve a nulla e quindi cade immediatamente nel... Nell'oblio, volevo aggiungere però due, due aspetti su, quelli che, su quello che hai detto tu. Cioè, il film, innanzitutto, è appunto la sua qualità dipende dal fatto che, come hai detto tu benissimo, è un mosaico, cioè è un film che nasce da più pulsioni, da più eh, influenze, no? da più situazioni. Eh, e quindi il fattore documentario, la regia l'alchimia per cui l'alchimia neorealista di quegli anni per cui qualsiasi diciamo film che nasceva aveva tali, tali forze in campo creative cioè stiamo parlando di Bonard, che era uno dei, dei grandi veterani di Fellini di Benedetti di Maiano di Tonino degli Colli c'era cioè una tale situazione particolare creativa nel cinema italiano all'epoca che quindi appunto anche anche la città dolente eh, subisce questo benefico effetto mosaico eh, che, che, di cui tu parlavi. Poi la credibilità, appunto, quella che, su cui anch'io accennavo, al fatto che si assistono a questi dialoghi sui pianerottoli, nelle strade, che effettivamente rendono in maniera. Molto, molto credibile la situazione di questa attesa, di questa ansia, di questa città che si svuota perché capisce che sta arrivando un, un, un regime dittatoriale, sta arrivando un regime, sta arrivando un potere politico che non lascia la libertà. E quindi questo è raccontato in diretta, magari con... era un film di tendenza, ma alla fine, dopo decenni, è credibile ov ov ovviamente, perché sappiamo tutti che è vero. Quella volta era un'opinione, adesso sappiamo che è vero. Quindi, ecco. Poi, un'altra un caratteristica particolare è l'umanità dei personaggi, perché anche i, fra virgolette, i cattivi, quindi gli, gli, gli Jugoslavi in particolare, la, questa, questa capo. Questa capo eh, interpretata da, Ca da Constance Dowling, ha, ha una sua umanità. I personaggi hanno delle sfumature, non sono, non sono personaggi tagliati con l'accetta, e questo si deve alla qualità degli sceneggiatori, eh, naturalmente. E questa umanità è riconosciuta subito sia dalle, dalle recensioni dell'epoca dalle recensioni dell'epoca che dicono è un film di propaganda ma non ci saremmo aspettato che avesse questa profondità psicologica sia poi per esempio recentemente dagli ultimi eh, mh, eh, schede del mereghetti del, del, della diciamo del, della un po della, della bibbia della della de, 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 de critica italiana che è questo eh, dizionario fatto da quel più autorevole critico cinematografico italiano che è Paolo Mereghetti che, che usa le stesse parole usate appena il film era uscito dai critici cioè è un film umano è un film umano no? cioè è un film filo occidentale di propaganda eccetera eccetera però è umano cioè racconta i personaggi nella loro, nella loro umanità e quindi per questo è. Credibile, però, appunto, sfortunato perché incappa subito nella, nella situazione della cioè dimenticata ormai l'Istria, eh, la questione di Trieste eh, occupa lo scenario cinematografico per un po' di anni. Fino a un altro film simile per Destino, che, che è La mano dello straniero di, di Mario Soldati, che anche esce. È un film anti-Jugoslavo, ma non può essere nominata Jugoslavia perché contemporaneamente la Jugoslavia, proprio in quei mesi di uscita del film, eh, ha, ha creato l'alleanza militare con la Grecia e la Turchia e quindi, e quindi, e quindi praticamente faceva comodo alla, alla Nato, e, qui, e quindi capisce eh, che i, 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 i cattivi che rapiscono il padre del, del bambino protagonista, sono jugoslavi, ma non, non si può dire, sono una generica forza dittatoriale dell'est, quasi un film di fantascienza, insomma. Sì, sì, ecco, no, e... Infatti, rivedendo La Mano al straniero che ho rivisto recentemente, che è un film, poi, tra le, tra le altre cose, un'altra interpretazione di Alida Valli ed è l'unica eh, interpretazione di Alida Valli dove Alida interpreta una profuga giuliana, ecco. Esatto, e, esatto, tanto che in alcune scene del film recita in dialetto istroveneto, insomma, e, e vedere certi passaggi del film è proprio una sensazione di dire vorrei dire ma non posso, ecco, perché Appunto, certo. si, si dicono delle cose, si fa capire tutta una serie di passaggi che, che sì. dietro c'è la Jugoslavia, ma non si dice, non, non, non... certo, ma, ma anche oltretutto. Oltretutto, eh, non era una questione solo del fi di quel film italiano con la Jugoslavia in quel momento che diventava alleata quasi alle eh, diciamo, comoda alla Nato. In realtà era una situazione di tutti i film di spionaggio. Anche statunitensi in cui il, il nemico sovietico non poteva essere nominato, era l'uso, no? Mm -hmm. E quindi tant'è che tanti di questi film poi a, alla fine col nemi il, il nemico diventa direttamente l'alieno e quindi sono, sono film di fantascienza, no? Cioè, qui, qui, quindi L'invasione degli ultracorpi in realtà è un film che parla in di comunque... L'invasione di, 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 diciamo, di esseri di, che dall'apparenza umana, ma in realtà svuot svuotati di volontà, svuotati di, di libertà. No? Però, appunto, l'Unione Sovietica non veniva mai nominata in questi film di, di, spionaggio, di spionaggio statunitensi. Teniamo conto che la mano dello straniero va anche vicino al memorandum di Londra per certi versi. Certo. E praticamente eravamo in una situazione ancora da, da, di, di, di parte conclusiva di un... E' per questo che il film esce anche lì, come ha una... come dire, sono due film gemelli, hanno un, gemelli, hanno un destino parallelo. Eh, escono sia la città dolente che la mano dello straniero, sono i due più bei film sicuramente del, su questo tema, però escono in una situazione, eh, in un contesto, in, in cui poi non hanno, diciamo, più questo ruolo eh, informativo, propulsivo, e quindi cadono, cadono nel, nel dimenticatoio, no? È... Quindi hanno questo curioso destino sfortunato, perché poi, appunto, dopo il, dopo il memorandum di Londra, ricordo parlando dei film girati a Trieste, mentre prima del '54. Eh, ci sono insomma, almeno una decina di film, appunto ripeto poi anche addirittura Corriere Diplomatico, insomma, film americani, inglesi, bla bla, eh, però dopo il 54 per trovare un altro film ambientato a Trieste, girato a Trieste, bisogna arrivare al 61 con senilità di Bolognini, cioè, abbiamo quasi un decennio di oblio, cioè Trieste torna all'Italia, ba, ba, basta, nessuno, nessuno si ricorda più di Trieste. No. E Finilità, per cui non, un altro mondo. non occorre fare più film, non occorre più parlarne. E anche quello che arriva, appunto, è anche senilità del 61 tratto da Svevo. In realtà, non dovevano girarlo a Trieste, perché Trieste ormai, ma perché dobbiamo girarlo a Trieste? Giriamo a Venezia, dicevano i produttori, no? che a Venezia conoscono tutti e facciamo più marketing. no? E lì, per la ferma opposizione della figlia. Della figlia di Svevo, l'Aurelia la, la Gruber benko all, lì appunto eh, ehm, si, eh, si, è, eh, si è appunto, no, Letizia Fonda Savio, scusate, eh, si, si, è, ehm, si è girato il film a Trieste e non, e non a Venezia. Beh, io volevo intanto ringraziare Claudio che ci ha messo un paio di immagini del film appunto della, della città dolente. Abbiamo visto un po' i protagonisti, sia i protagonisti maschili che quelli femminili, ma no, volevo eh, mh, prima di passare avanti, aggiungere mh, due cose anche per mettere in evidenza l'attenzione della sceneggiatura. No? Il film in fondo inizia con questo preludio documentaristico eh, ha, tut ha tutta una serie di passaggi documentaristi. La prima vera scena, chiamiamola: della, della storia della vicenda viene nell'officina dove lavora eh, appunto il protagonista che è Berto e, e adesso vediamo invece alcune, alcune scene documentaristiche, vedete questa è una delle scene documentaristiche, vedete il Toscana, quindi quando vediamo il Toscana sicuramente è una scena documentaristica perché ormai in quel periodo non si poteva quando è stato girato il film non si poteva più andare a Pola. E, e, e vedete, questa è la, la protagonista. Eh, lasciamo sul, sull'immagine sull precedente, se si può. Ecco, questa è un'altra, un eh, no, su quella ancora eh, precedente, quella dove si vede. Ecco, questa qui. Eh, ecco, lasciamo qui un attimo. Dico una cosa e poi eh, entriamo su questo, su questo discorso. Stavo dicendo su questa prima scena che, dove c'è Berto, l'officina e dove entra, diciamo, questa è una scena girata eh, negli studi a, a Roma, eh, cosa succede? Ci sono due elementi, eh, piccoli elementi, che denotano l'attenzione della sceneggiatura. Allora, quando, eh, se voi guarderete il film, si vede sullo sfondo, diciamo, sullo sfondo passa un, una specie di cavallo con un carretto. Tipo, adesso stiamo partendo, stiamo... e questo va bene. Però sullo sfondo c'è una specie di manifesto dove c'è scritto in grande plebiscito. E, e quindi si fa riferimento a questo discorso che si voleva fare il plebiscito, eccetera, eccetera. Quando entra nella, nella scena la moglie del proprietario dell'officina, si vede benissimo che dalla tasca gli sbuca eh, un giornale dove c'è scritto l'arena di Pola. E quindi eh, questi sono piccoli dettagli che mettono in evidenza questo. Invece eh, guardando questa immagine è interessante, questo per dire ancora l'attenzione eh, verso la realtà. Allora intanto questa è una scena eh, girata nel fi del film che si abbina perfettamente alle immagini documentaristiche. Qui vediamo la protagonista femminile del film che sale eh, in questa nave che sale sale provvisoriamente perché poi scenderà con il bambino piccolo, poi andrà in Italia perché il bambino piccolo ha bisogno di cure, eccetera, ma quello che io volevo segnalare è che eh, dietro di lei c'è eh, il parroco o comunque chi segue dal punto di vista religioso anche questa comunità che è Don Felice e ci risulta che Don Felice era un parroco abbastanza importante e significativo di eh, Pola in quel periodo. E quindi eh, se eh, il parroco si chiamava Don Felice, Don Felice esisteva veramente, vuol dire che questo collegamento, al di là delle immagini, c'è stato una, una, un collegamento anche importante di informazioni, un'attenzione. Anche ad alcuni dettagli che sembrano piccole sfumature, ma che mettono in evidenza eh, l'aderenza alla, alla realtà. Quindi, questo è, è un altro elemento, eh, devo dire, significativo. Insomma. E, e questo, questo è indubbiamente importante. Passando ad altre immagini, vediamo se eh, hai l'immagine, Claudio, della locandina, di una locandina del film. Sulla quale eh, potremmo eh, forse inestare una domanda che voleva fare eh, Anna Maria. Eh, praticamente eh, ci sono varie eh, locandine del film. Eh, devo dire che nel, nel libro eh, io eh, ringrazio particolarmente la Cineteca del Friuli perché mi ha fornito delle locandine. Ecco: qui in, se, se mi lasci la locandina, questo ci mette in evidenza. Eh, tre situazioni importanti del film. Allora, la prima è eh, questo sguardo no, incrociato dei due protagonisti: la moglie e il marito, eh, che guardano in fondo in direzioni diverse, no? perché il marito vuole rimanere, la moglie vuole andare via. Poi a fianco nella parte so sotto c'è eh, la scena eh, del ballo, chiamiamolo così, sul quale poi magari innestiamo la domanda. Eh, che voleva fare Anna Maria e nella parte superiore sullo sfondo abbiamo il campo tra virgolette di rieducazione nel senso che ci sono alcuni perché poi all'interno di questo campo ci sarà anche un, un frate francescano e, e, e praticamente quello è il campo di rieducazione dove Berto verrà mandato perché deve essere rieducato e, e lì succederanno altri, altre situazioni altri elementi quindi Devo dire che questa locandina rappresenta una, una sintesi molto attenta e molto corretta di alcuni momenti topici del film. No? Il discorso eh, della, della differenziazione nella scelta per quanto riguarda l'esodo, il ballo, questo ballo che, di, che è l'elemento che è de, tutto sommato che dice attenzione, ormai gli italiani sono andati via, adesso... I nuovi padroni eh, siamo noi, e c'è questo questo ballo che eh, diventa eh, come una sorta di festa che abbiamo preso possesso di questo territorio. Ma forse voleva dire qualcosa, eh, Anna Maria? No, infatti eh, la domanda che volevo fare io era questa: um, il Colo, quel ballo si chiama Colo con la K, e lo ballavano nei nostri paesi quando arrivavano i titini. Io sono di Orsera, io ricordo, ero piccola, ma io li ricordo come lo ballavano. Invece, nel film eh, si vede una ricchezza di costumi. Eh, mi sembra un contrasto molto forte tra la, il cupo, il, l'oscuro, quel film così cupo, la storia è cupa, il film, è, la pellicola è cupa, tutto, tutto buio, tutto difficile. E questo. Questa gloria del colo, ecco, a me sembra, eh, mi è sempre stata per me una grande stonatura. Non so se era una stonatura, ma probabilmente è stato qualcosa di voluto. Probabilmente eh, prima eh, Paolo Lughi parlava di umanità dei dialoghi, questi dialoghi che si scambiavano sui pianerottoli, sulle porte di casa, il silenzio delle strade, l'umanità. Ecco, forse pensando adesso ascoltando voi. Forse quel colo, però lo dico io chiaramente, poteva essere invece proprio l'esaltazione della gioia dei titini, di questo, questa gioia immensa di essersi comunque impossessati di quello che volevano avere da tanto tempo. Adesso, comunque, ecco, era questa la, la, la domanda che volevo fare. Se era fatto apposta, era una curiosità, uh, si è messo. Se questo colo eh, messo là così, con dei vestiti, ecco, stropositati, i costumi erano stropositati per aver visto i coli come si ballavano nella realtà. Ecco, soltanto questo, non so. Non so se Paolo voleva dire qualcosa. Ma sono quelle osservazioni utilissime per capire il, il, come dire, il, il mosaico proprio del film. Io non, non, avevo, non avevo notato questo aspetto, anche perché appunto non, non, non ricordavo questi, questi balli del, per, per motivi proprio di, 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 di vita vissuta e, e non li ricordavo in fil, nei, nei film. E quindi sentendo la signora, quello che posso dire è che ehm, allora, sicuramente l'impressione che io ho avuto quando ho, ho visto quelle scene era che comunque il film riusciva a comunicare benissimo proprio quello che diceva lei, cioè la gioia di essere riusciti a conquistare una città desiderata, contesa, eh, che era diciamo svuotata, svuotata da un. Certo, chiamiamolo stile di vita, costumi, quello che era, ed era l'imposizione festosa, la, no, non l'imposizione, proprio l'esibizione le, festosa dei propri costumi, del proprio stile, del proprio stile di vita, anche, anche Berto che si lamenta del chiasso notturno, cioè, insomma aspetti anche proprio così di vita quotidiana, di diversità anche, anche innocua a quel punto, però ecco espressi anche proprio anche attraverso sfumature, e proprio per questo credibili, realistici, umani, eccetera. La, la ricchezza dei costumi probabilmente è stata, come dire, un, una, lì, lì c'è stato ecco, un po' di uh, gusto cinematografico, insomma, un, un po' come dire, mh, ecco, anche se il film di fatto viveva dell'etica neorealista, quindi della, della sobrietà, del realismo, eccetera, eh, un, un, un po' di così cinema <ride> c'era sempre, cioè ne, nella scelta degli ovviamente degli attori erano tutti attori, eh, anche se non divi, assoluti, gradevoli, fotogenici, e quindi, insomma, Constance Dowling era, appunto faceva la capo jugoslava, ma era una, era una bellissima attrice americana. Insomma, quindi, quindi un, po', un po' di Hollywood, fra virgolette, insomma, <ride> e, è arrivato anche qualche spruzzatina di Hollywood e di musical, è arrivato anche sui costumi del, certo. del, del Colo. Ecco, que, que, questo mi viene da dire a caldo, anche perché eh, devo dire: una scena poi eh, che ha un, un bellissimo montaggio, ecco, nel senso che dà un grande ritmo eh, ed è tra virgolette fa da contrasto. Se, se noi pensiamo ad. Eh, a, tra le scene iniziali, no? la partenza, una partenza del, degli esoli con il Toscana, dove sì, c'è questo coro di Verdi, no? molto eh, triste giustamente, perché c'è chi parte e chi si appropria di, di un territorio, e con musiche effettivamente talvolta forse non sempre aderenti alla realtà, ma che trasmettono questo eh, spirito no? slavo, questo spirito. Di, di, di una certa area, area geografica e quindi devo dire che, eh, che poi questa è una scena cardine, no? nel senso una scena di passaggio perché è la scena dove praticamente alla fine il protagonista Berto capisce che in fondo questo non è il suo mondo, il suo mondo è quello eh, che, eh, che assieme alle persone che sono andate via perché lui aveva alla fine eh, questa, questa sensazione, questa possibilità di rimanere, perché pensava di avere una, un passaggio in avanti ulteriore. Però, alla fine, proprio questa musica che lui ripete continuamente: questa musica assordante, questa, questa cosa che diventa per lui a un certo punto insopportabile, capisce che la sua vita in questa nuova realtà non può esistere. Insomma. Nonostante. Che ci sia questo approccio diciamo positivo con con costas dolly ecco volevo dire sulle sulle interpretazioni eh, mi piace ricordare che eh, beh, i protagonisti no berto e il, il suo amico poi hanno fatto anche una discreta carriera ecco diciamo eh, niente di, di primo piano ma hanno fatto tante interpretazioni magari come, come ruoli minori, e, eccetera. Barbara Costa, Costanova, che era la protagonista femminile ecco. del film, ha fatto solo questo unico film, perché poi, poi, giovanissima, ecco qui era giovanissima, meno che ventenne, e poi si è, si è sposata, ecco, questo è stato rivelato anche questo fatto de, dell'unico film. Perché quando il film, eh, citavamo prima nel 2009, mi pare è, stato, eh, è ritornato in pista ed è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, quindi probabilmente nel, come sempre all'inizio di settembre, il, il film poi è stato proiettato a Roma, al Cinema Tre, Trevi, che era il cinema della Cineteca Nazionale di Roma ed è stato proiettato eh, tra le altre alla presenza del, del presidente del nostro carissimo presidente dell'associazione venezia giulia dalmazia eh, del tempo lucio tot ma è stata eh, invitata è stata recuperata ecco diciamo invitata anche la protagonista femminile alla quale poi il, il giornale dell'associazione difesa adriatica ha fatto un'intervista e lei ha rivelato che eh, appunto si è sposata con questo militare di carriera e quindi ha abbandonato il cinema. Ma che a un certo punto, siccome il marito poi ha fatto una grande carriera, è diventato generale, eccetera, è ritornata molti anni dopo, cioè è, ritornata, è andata a Pola. Ecco perché lì era andata solo fittiziamente e quindi è stata per lei così anche un'emozione un particolare vedere i luoghi che in fondo eh, aveva eh, affrontato da, da lontano e adesso li vedeva direttamente anche in un, se in un'altra ottica, in un'altra eh, situazione. Ecco, questo, eh, e poi naturalmente Constance Doling che, eh, che venne in Italia eh, assieme alla sorella Doris, no? Doris ha fatto poi una bellissima interpretazione nel film Riso Amaro che già veniva citato precedentemente, e ha fatto una serie di film in italia film magari poco significativi ma dove la sua presenza è sempre rimasta molto intensa ecco perché in fondo anche in questo film la città dolente il suo ruolo arriva diciamo quasi a metà film ecco sostanzialmente nella seconda parte eppure è una, un personaggio che lei riesce a ritagliare con grande efficacia, è, un, è un, un personaggio che rimane nella memoria e che nelle critiche sia del tempo che quelle successive mettono in evidenza come un, un elemento di positività, tanto che anche nelle critiche, io ho letto alcune critiche feroci del tempo, tra cui per esempio Lavanti scrisse eh, Peste e Corna di questo film, eh, ma l'unico elemento positivo di cui parlò è l'interpretazione di, di Costas Dowling. E quindi questo è un elemento di, di, di vitalità. E di anche per questo, poi il film, stranamente, eh, uscì anche negli Stati Uniti con poca fortuna, ma ebbe anche una uscita negli Stati Uniti intorno a, subito dopo nel 50-51. Ecco, quindi ci fu anche questo. Questo passaggio americano, ecco, sull'onda eh, sull della presenza dell'attrice americana. Io, io volevo chiedere mh, una cosa mh, a Paolo. Allora, si diceva prima della uh, dell tensione che eh, passava uh, verso Trieste, perché ormai l'Istria era perduta. Peccato che questa attenzione non ci sia stata invece per la cosiddetta zona B, che in fondo, in teoria, era ancora non era ancora definita. No? Forse ci poteva essere anche un po' più di attenzione, anche nel cinema, per, eh, per dare sostegno alla possibilità che non solo Trieste potesse ritornare alla madre patria, ma anche eh, tutta l'area compresa Capodistria, compresa Pirano, eccetera, eccetera, che sappiamo essere nella zona B. Eh, che era nella zona B e che eh, poi eh, non è riuscita a ritornare eh, in Italia con, con il memorandum di Londra. Eh, io a questo punto volevo anche mh, ricordare uh, a Paolo una cosa, perché me l'hanno detta in tanti, eh, l'avevamo accennata anche prima, che eh, Visto che Paolo è anche collegato a queste origini istriane, moltissimi mi hanno parlato del nonno no? che era preside del, del liceo di Capodistria e del quale tutti parlano con, con, grande, con grande attenzione, devo dire con, come un personaggio che ha lasciato un segno importante proprio in tante generazioni di, di, di studenti che poi molti dei quali hanno avuto dei, dei posti interessanti e che ricordano con grande riconoscenza tuo nonno. Quindi devo dire, ehm, è, è bello anche ricordare, ricordare tuo nonno perché è stato un'istituzione di questo liceo, di Capodice, e quando ne parlo con, con persone, tutti, tutti lo ricordano, ecco, e quindi mi piaceva anche sottolineare questo aspetto. Insomma. Un personaggio mitico. Mi <ride> no, ringrazio. Eh, io appunto, l'ho conosciuto molto. Ho avuto la fortuna di conoscerlo molto bene perché mi, mi, ha, così, mi, ha, mi ha aiutato negli studi quando ero ragazzino. È un, è un personaggio molto, molto semplice, molto, molto umano, con, insomma, con veramente la voglia. La, la, il, il desiderio di essere utile, di tramandare le, le, le proprie conoscenze alle giovani generazioni, eh, era come dire un civil servant, cioè proprio aveva nell'educazione nell eh, dei giovani questa sua, questa sua vocazione. Ecco, so. L'altra vocazione era che, mi piaceva tanto un sacco, era del, uno dei fondatori del del CAI del dell'Istria del, dell mm. andava a fare gite in giro era capogita ecco quindi per i grembani. Per, per i grembani, ecco per le sue due passioni e no per quanto riguarda quindi no grazie a tutti appunto perché è mio no ecco ripeto ho avuto la fortuna di conoscerlo ecco. e, mh, il, il per quanto riguarda i film girati nella i film che in qualche maniera potevano così tentare di aiutare un po la causa perduta causa persa scusate, della, della zona b e ce ne sono pochi perché appunto c'era questa c'era questa capacità centripeta di trieste di atterrare su di sé, sé l'attenzione perché perché Trieste in realtà era la seconda volta che era città contesa, per cui anche durante la Prima Guerra Mondiale, cioè l'Italia cioè e, e la Prima Guerra Mondiale sono, sono legati attraverso Trieste, la questione di Trieste, insomma, dell'edentismo, eccetera, per cui, per cui era la seconda volta che succedeva e quindi anche, anche la prima volta c'era il cinema. C'erano i film su Oberdan, i film muti su Oberdan, c'era non solo, c'erano anche lì i film di propaganda contrapposti. C'erano i film su Oberdan, italiani, girati in studio naturalmente a Torino, e poi c'erano i film viennesi ambientati a Trieste. Che, che dipingevano appunto Trieste come una sorta di, eh, di, di, di città del Bengodi, una città da operetta proprio, insomma, dove, con avventure sentimentali, eccetera. Per cui anche lì c'era la, la, la propaganda contrapposta di due cinematografie, come avvenuto nella, nella Seconda Guerra Mondiale. Quindi, quindi che, che la, per la zona B sia stata trascurata è abbastanza naturale. Insomma, era, era in questo caso, era, una, era un vaso di coccio, vicino a un vaso di ferro, anche se ricordo eh, il film, questo film di quegli anni con Ettore Manni, attore prestante ai tante che interpretò Nazario Sauro nel film intitolato Fratelli d'Italia. E che, e che è un film, però, ecco ripeto, che evoca la figura di Nazario Sauro, però in maniera molto così, eh, molto avventurosa, insomma, un film di capo e spada, insomma, con intenti insomma, più, più semplici, meno, meno complesso di, della, della città dolente, eh, e che, eh, che appunto proprio per queste sue, questa sua qualità mosaico, e alla fine rimane veramente un, un documento alla fine il, la città dolente è più, è più di un film, è, è, un doc, è un documento è un pezzo, è un messaggio che ci arriva dal passato e che veramente dat, diciamo racconta in maniera credibile quello che è veramente successo mostra quello che è veramente accaduto cioè, adesso si può dire in maniera inconfutabile, nelle, nelle sfumature proprio, nelle sfumature anche, anche psicologiche di un uomo come il protagonista Berto, combattuto, che ha, ha un ideale e un po' alla volta eh, viene, viene disilluso da questo eh, ideale, ma un po' alla volta. Quindi anche questo viene raccontato in maniera, in maniera molto intensa, molto, molto riuscita. Cioè lui si disillude dalla, da questa... Da, 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 no? da, da questo suo orientamento politico da questa sua forte adesione un po' alla volta Vero. Sì, volevo, volevo mh, per concludere eh, dire due cose di carattere tecnico informativo allora intanto la prima è che eh, il film mi risulta appartenere a un pacchetto di, diciamo media da ecco. da nel senso che è stato comunque proiettato a, su un canale Mediaset Iris eh, per il 10 febbraio e, e a, al di là del fatto che comunque è, on, è online, anche si può, si può vedere online, ma si può vedere anche nel, eh, nella piattaforma adesso cinema, è ancora adesso utili, eh, vedibile eh, la piattaforma collegata con la Cineteca del Friuli, si può vedere gratuitamente, quindi basta accedere alla Cineteca del Friuli, adesso Cinema, e il film si può vedere anche forse con una qualità migliore di quella che c'è in, in YouTube. Ecco. E come per esempio hanno, hanno messo qualche tempo fa in rete anche l'ultimo film della trilogia di, di Franco Giraldi, La frontiera, anche questo è in... Online, si può vedere sempre su, su adesso cinema e quindi mh, chi magari l'ha visto o non l'ha visto chi ha, ha la curiosità di vederlo può vederlo tranquillamente online e, e magari eh, verificare se, se è d'accordo con le cose che abbiamo detto oggi no è molto bello rivederlo no, no. dopo aver sentito voi molto molto bello infatti quindi, io darei questa, questa indicazione, ecco, se uno ha, ha la curiosità di vederlo lo può vedere online tranquillamente. Il compito a casa. <ride> eh, prima di ringraziarvi e di finire, volevo invece portarvi i ringraziamenti eh, da parte di Max Lucic da Brasilia che ci ha seguiti e che quindi voleva ringraziarvi per queste bellissime vostre... Vostre parole, spiegazioni del, di questo, del film, che veramente, veramente merita andarlo a rivedere dopo avervi sentito. Grazie, grazie davvero. Se dovete aggiungere ancora qualcosa, no, va bene Paolo, così. Vi bene ringraziamo, così? E, e siamo sempre a disposizione. E quindi grazie, alla prossima. Grazie allora. Paolo, grazie. Gente. Grazie Paolo, Arrivederci. grazie e grazie Alessandro, grazie infinite di tutto per la vostra presenza e il vostro tempo che ci avete dedicato. Grazie e chiudiamo. Arrivederci. Arrivederci. Ciao Alessandro, ciao. Ciao Ma se vuoi tenerti in linea un attimo così ci salutiamo dopo, tanto chiudono la registrazione. Sì.